Cassino presso il ristorante L'Arte della Pizza con Salvatore De Caro, un pizzaiolo che da anni opera qui nel territorio della Valle del Lino. Con quali risultati, Salvatore? Ma risultati direi abbastanza soddisfacenti, perché in questi anni abbiamo seminato e abbiamo anche raccolto, fortunatamente, perché voi come ben sapete questo è un lavoro che occupa parecchio tempo, quindi a maggior ragione uno lo fa con passione e abbiamo raggiunto dei risultati abbastanza buoni. Con clienti un po' da tutto il territorio? Sì, con clienti che vengono in tutta la Campania, ci seguono da anni, anche perché io ho iniziato da piccolo e quindi cioè, avevo 15 anni, ho fatto un po' di cavetta, come si vuol dire, con mio nonno prima, poi ho avuto dei maestri che erano abbastanza valorizzati in Campania e quindi sono cresciuto pian piano nel seguire a raggiungere degli obiettivi che mi sono prefissato in questi anni. Direi che sono orgoglioso perché facendo questo lavoro diciamo in tanti anni, vedendo che diciamo, la gente ti apprezza, cioè, ti vuole bene perché tu fai un lavoro che li soddisfa, mi soddisfa, sono orgoglioso. Quindi... Ecco Salvatore, parliamo un po' dei tuoi prodotti, sì. Le caratteristiche, la pizza, i panuzzi, il pollo. Sì, noi facciamo varie specialità, facciamo il panuzzo che viene da anni indietro, che prima si chiamava semplice panino, poi è stato messo il nome panuzzo e poi nel tempo l'abbiamo un po' modificato diciamo, nell'impasto, nella crescita, perché noi facciamo una crescita con lievito madre, quindi è una lievitazione naturale che rispecchia un po' diciamo, quando mangi una pizza o un panuzzo, rispecchia un po' diciamo, dopo che hai mangiato, che la digerisci bene, quindi stai bene anche di salute. Per quanto riguarda invece il pollo? È il pollo scoppettiato che facciamo noi, è un pollo intero che lo tagliamo tutti a pezzi, lo facciamo a forno, con patate, con porcini, lo possiamo fare in vari gusti, con peperoni, con cipolla, alla cacciatora. Cioè, Ultima domanda, Salvatore, le prospettive, i progetti, i programmi per il futuro? Prospettive stiamo progettando già per il mese di luglio, che farò una gara mondiale a Sasso Maggiore, quindi stiamo già facendo i preparativi per prepararci in questa... Quindi comprenderai con i migliori colleghi del mondo? Con i migliori colleghi del mondo, e quest'anno ci saranno anche i colleghi giapponesi, perché hanno invitato anche, come sempre ci sarà la Miss Italia di quest'anno, del 2014, l'anno scorso era quella del 2013, e quindi sarà abbastanza diciamo, una soddisfazione arrivare a un traguardo che... Quindi da Mercato San Severino, da Brasiliano, a Sasso Maggiore, al campionato mondiale della pizza. Della pizza, sì. Complimenti e auguri.